Salve e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Edilizia Sicura. In questa nuova puntata parleremo di uno degli infortuni più frequenti, ovvero le cadute dall'alto. Cerchiamo di capire come prevenirle. Dal metro in su è obbligatorio un ponteggio a norma. Vediamo qua sullo sfondo una lavorazione su una tettoia e siamo a 2 metri di altezza per accedere al piano di lavoro con la propria scaletta omologata. È chiaro che il ponteggio deve essere omologato e abbiamo il parapetto e la chiusura in testa e nonostante non sia così alto può essere molto pericoloso, quindi cerchiamo di avere sempre dei ponteggi che ci permettono di salvarci da cadute anche da queste altezze qua. Condizioni importanti nella fase di montaggio sono la necessità o meno di provvedere al fissaggio del parapetto alla copertura tramite tasselli, la corretta distanza da mantenere tra un parapetto e l'altro, il corretto dimensionamento e il fissaggio dei correnti realizzati con assi in legno. Aspetti fondamentali nella fase di montaggio sono l'appoggio alla base, gli ancoraggi, il piano di calpestio, l'eventuale sottoponte di sicurezza, i parapetti. Quando si utilizza un ponteggio, il bordo superiore del parapetto deve superare di almeno 1,20 m il filo di gronda. This could be Kyung, father of two. This could be Gary, newly married. This could be Sunil, only child. This could be you, if you ignore safety practices. Every day, 30 people are injured at work. Every week, one dies. L'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza il corso di formazione e addestramento di PI anticaduta. È un percorso di 8 ore che prevede nella mattinata una lezione teorica che si svolge in aula e il pomeriggio delle esercitazioni pratiche sul piano inclinato che è presso il laboratorio dell'Istituto Edile. Partecipo a questo corso perché ormai è diventato indispensabile andare sulle coperture in sicurezza, sulle linee vita e sui cestelli. Tanto per iniziare è stato un ordine su tutti i dispositivi di protezione individuale in generale, che uno sa che esistono, però è stato rimettere in ordine tutto quanto, avere un'idea di tutti i dispositivi. Poi direi che è anche un corso molto divertente. Non credevo che alla fine uno riesca a fare certe cose, quindi sono molto contenta. Io sono un ingegnere edile. E mi occupo prevalentemente di sicurezza e sono venuta a fare questo corso per approfondire ulteriormente l'argomento. Io mi occupo della manutenzione dei pannelli fotovoltaici e quindi ci serve salire in altezza sui tetti, anche sulle gru, e quindi è un obbligo avere questo titolo, diciamo. Le imbracature di sicurezza devono essere utilizzate in tutti i casi in cui il lavoratore deve operare in altezza e non sia possibile l'installazione di altri sistemi di protezione collettiva come i ponteggi. Un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto è sempre composto da 3 elementi: ancoraggio, collegamento, imbracatura. Il punto di ancoraggio può essere realizzato da un golfare fissato al tetto, che è il sistema sempre più utilizzato per fabbricati ad uso civile, una linea vita al tetto, che è il sistema sempre più utilizzato per fabbricati di tipo industriale. Per i lavori di altezza superiore ai 2 metri, occorre utilizzare idonee opere provvisionali di protezione. Tra i diversi sistemi utilizzati, il più diffuso è il ponteggio. Esistono vari tipi di ponteggio. I più comuni sono quelli denominati a tubi e giunti e quelli denominati a telai prefabbricati. Il ponteggio a tubi e giunti è realizzato da vari particolari in tubolare metallico fissati tra di loro tramite morsetti ortogonali. Il ponteggio a telai prefabbricati è realizzato assemblando e collegando ad incastro nelle apposite boccole i vari elementi che lo compongono. Per la salita o discesa ai piani di lavoro si devono utilizzare obbligatoriamente le scale interne al ponteggio, che devono essere sfalsate tra di loro in modo da non creare un'apertura continua.
Lavori nell'edilizia? E allora non tapparti le orecchie e mettitelo bene in testa. La sicurezza non è un peso. Allacciati alle norme e non gettare i consigli. Agganciati alla vita. Se osservi bene le regole, ti metti al sicuro, eviti i passi falsi e non inciampi. Agganciati alla vita. L'elemento più diffuso di ancoraggi per coperture è la cosiddetta linea di vita permanente. Si tratta di un ancoraggio realizzato con un sistema orizzontale in genere di cavo di acciaio, applicato a due paletti laterali e ad eventuali paletti intermedi in base alla lunghezza del dispositivo. Oltre alla linea vita, di cui qui vediamo un piccolo esempio, vengono utilizzati sulle coperture anche ancoraggi singoli ad occhiello con varie fogge per le varie sistemazioni sulla copertura. L'installazione della linea vita prevede un progetto che consenta una efficace protezione su tutte le parti percorribili della copertura. Il lavoratore che accede alla copertura deve utilizzare dei dispositivi di protezione anticaduta appositi che devono essere collegati alla linea vita, la quale deve essere raggiungibile sempre tramite un percorso sicuro che utilizza altri ancoraggi di accesso. Il collegamento alla linea vita può avvenire o con un semplice cordino regolabile in lunghezza o con un cordino con assorbitore di energia, o se dobbiamo muoverci in una porzione della falda di copertura più vasta, con sistemi che consentano spostamenti maggiori rispetto al punto di sistemazione della linea, che in genere è sempre la sommità, cioè il colmo del tetto. Questi sistemi di spostamento sono o il cavo retrattile di lunghezza adeguata o la corda di trattenuta con un apparecchio scorrevole che consente il bloccaggio dell'uomo in ogni posizione, oppure la corda con l'apparecchio scorrevole anticaduta. Io volevo specificare che le protezioni individuali sono composte da IDPI personali, tipo le imbragature, i cordini, che debbono attaccarsi a degli ancoraggi. Generalmente sono conosciute come linee vita, in realtà i sistemi, i punti di ancoraggio sono tanti e sono differenti. Possono essere dei punti di ancoraggio puntuali, se io devo stare fermo in un posto, possono essere degli ancoraggi lineari se io devo utilizzarli per spostarmi. Il problema di questi ancoraggi è legato alla tipologia di struttura, i quali mi devo fissare magari su del legno, su del cemento, su delle travi in ferro. Oh.
L'imbracatura è un dispositivo di protezione individuale personale, progettato per salvarci la vita in caso di caduta. È composto da nastri di tessuto e fibbie e deve essere vestito correttamente per essere efficace. E la prima cosa da imparare è il corretto modo di indossarla. Quando c'è il rischio di cadere nel vuoto, è importante che l'imbracatura indossata sia di tipo concosciali e bretelle. Se cadiamo nel vuoto indossando una cintura di posizionamento, il nostro corpo subirà gravissime lesioni alla spina dorsale, che potrebbero causarci la paralisi delle gambe, se non addirittura la morte. Ricordatevi che solo gli anelli di ancoraggio sternale e dorsale sono in grado di garantire la salvezza del lavoratore in caso di caduta nel vuoto. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Edilizia Sicura. Vi ringraziamo per la vostra attenzione. Come sempre potete continuare a seguirci sui nostri social oppure per approfondimenti e informazioni consultare il sito www.edili.com. Grazie e arrivederci alla prossima.